Sì, abbiamo forse oggi qualche problema di connessione. Spero che comunque vada bene e che possiate seguire bene la lezione con Claudia Fernandez, che ringrazio, così come ringrazio Daniele per questa assistenza anche questa settimana. Traghettiamo, vero Claudia? Non ci sento molto bene, non so voi altri. Salve a tutti, io ho perso il video e l'audio di Donatella, quindi non so se mi ha già ceduto la parola oppure no. Qualcuno mi aiuti dalla chat, per favore. Sì, Claudia, scusami, sono Daniele. Sì. Sì, ti ha già ceduto la parola e noi sentiamo bene la tua voce, vediamo il tuo video, quindi Ottimo, puoi grazie. proseguire. Anche nella chat Grazie. stanno dicendo tutti che si sente. Ottimo, grazie. Allora, scusate, ho perso Donatella. Comunque la ringrazio di avermi ceduto la parola, anche se non mi è arrivata questa sua cessione. Ringrazio anche Daniele che con infinita pazienza sta cercando di risolvere tutti i problemi che crea questa modalità, che chiaramente è quella che abbiamo, anche se non sarà mai come l'aula. Innanzitutto alcune questioni tecniche, perché io sto ricevendo da martedì dei messaggi della gente che ha la mia mail o il mio WhatsApp, messaggi disperati perché non gli arrivano le cose. Quindi, innanzitutto è una cosa che ho saputo anch'io oggi, ed è che prima che ci arrivi l'invito sulla pagina dell'istituto, l'invito è già pubblicato da più o meno un giorno prima. E quindi chi di voi teme di non aver ricevuto può entrare alla pagina dell'istituto. L'altra cosa che non tutti sapevano, perciò qualcuno mi ha scritto oggi che è arrivato in ritardo all'iscrizione, è che l'iscrizione chiude alle 11 di ogni giovedì per dar tempo appunto a organizzare queste altre cose. E quindi iscrivetevi come vi arriva l'invito, non aspettate a ultimo momento perché ho saputo almeno la settimana scorsa che qualcuno è rimasto fuori. E la terza cosa è che per favore se, faremo anche oggi come abbiamo fatto anche col secondo canto, una pausa affinché voi possiate inviare le vostre domande alla chat. Fate attenzione perché la settimana scorsa c'è stata anche una difficoltà per questo. Fate attenzione a non inviarle solo all'Istituto Italiano di Cultura. Potete inviarle a tutti o inviarle a me, ma altrimenti io non le posso vedere. Quindi sulla chat voi avete la possibilità di decidere chi leggerà i vostri messaggi. Va bene? Chiarite queste cose, insomma, così banali. E prima di leggere il terzo canto, vorrei chiarire alcuni dubbi che ho letto sulla chat alla fine della lezione scorsa e uno che mi è arrivato via mail. Dunque, il primo, se non sbaglio, l'ha inviato Herman, non so se ci sei Herman. Riguardava questo triplice vocativo che Dante rivolge a Virgilio verso la fine dell'episodio, appunto, del secondo canto, tu duca, tu signore, tu maestro, e quindi credo che volesse delle spiegazioni su ogni singolo termine. Allora, duca chiaramente è l'esito dell'italiano antico di dux latino, che in italiano moderno ha dato duce, oggi chiaramente non più utilizzabile dopo l'uso che ne fece Mussolini, ma che la cui radice è attiva comunque in tanti verbi dell'italiano composti di durre,
è in spagnolo deducir, cioè condurre, dedurre, tradurre, indurre, produrre, sedurre, sono tutti verbi di questo guidare, portare. Infatti duca vuol dire guida, che è un'altra delle parole con cui Dante nomina Virgilio molte volte nel libro. Quindi quello che lo conduce e che, come dicevamo, credo, quando abbiamo letto il primo canto, è un segno molto importante di umiltà, cioè il fatto che Dante riconosca che da solo non può salvarsi, ma ha bisogno di un duca, di un guida, di una guida che lo conduca nell'aldilà. La seconda parola, signore, che sarebbe il domine del latino, è il nostro, diciamo, è padrone, quindi padrone. Dante si dichiara servendosi di una metafora del mondo feudale, del rapporto tra signore e vasallo, e quindi attraverso questo vocativo signore quello che sta facendo è riconoscendosi in qualche modo, tra virgolette, servo del maestro, del suo signore. E questo c'entra con la dichiarazione immediatamente precedente, quella in cui Dante, vi ricordava, rinuncia alla sua volontà, quando dice a Virgilio: or va che un sol volere ed ambedue. E quindi rinuncia alla propria volontà perché sa che se si abbandona a quella di Virgilio sarà per il suo bene. Poi mi sentite? O c'è qualche problema? Perché io, a differenza di altre volte, vedo il segno dell'Istituto Italiano di Cultura anziché il mio video, come vedevo sempre. Questo non so se vuol dire che voi state sentendo o no. Vediamo se qualcuno mi ha mandato. Claudia, ti rispondo nuovamente io, si sente bene, anche nella chat stanno dicendo che si sente e ti vediamo. Bene, ottimo. Non so, ecco, perché qualcuno mi dice di abbassare la camera, ma non so com'è, va bene, se così va bene. Allora, continuiamo. Dicevamo allora, duca e condottiere, guida. Signore è come padrone, maestro una parola che forse, diciamo, è quella che richiede di meno spiegazioni per il nostro mondo moderno, perché credo che nel maestro noi ancora crediamo, ma quello che forse interessa ribadire qua è la differenza che c'è tra questo nuovo vocativo maestro che Dante rivolge a Virgilio dopo aver conosciuto il piano del viaggio e dopo aver saputo che Virgilio gli è stato inviato da Dio. La differenza tra questo nuovo maestro con cui si chiude il verso è la prima volta che Dante nel primo canto, vi ricordate, chiama maestro Virgilio dicendogli: tu sei il mio maestro, il mio autore, perché lì, quando Dante ancora non era consapevole del viaggio che avrebbe condiviso con Virgilio, chiaramente lui l'aveva riconosciuto come colui, il solo da cui lui aveva preso il bello stilo che mi ha fatto onore, e cioè questa identificazione di cui abbiamo parlato tra lo stile dell'Eneide e lo stile della Vita Nuova, che era l'opera di Dante che il Dante personaggio del 1300 aveva già compiuto. Quindi in quel momento maestro aveva un senso forse più ristretto di colui da cui Dante aveva imparato a scrivere. Invece adesso maestro si è probabilmente arricchito non solo il maestro come lo intendiamo anche noi oggi, non è solo quello che conosce più cose del discepolo e quindi gli può insegnare cose, gli può trasmettere idee, conoscenze,
Ma è anche, ed è questo che si sta rivelando qua Virgilio, ed sono questi i nostri veri maestri, è questo senso antico di maestro, secondo cui il maestro è quello che, più che trasmettere cose, è quello che educa a convertire lo sguardo, cioè a guardare in un altro modo la realtà. E in questo senso si capisce perché Virgilio accompagnerà Dante anche in un mondo che Virgilio non conosce, come il Purgatorio, perché in realtà le sue conoscenze riguardano il mondo, l'inframondo, e quindi evidentemente il maestro è quello che insegna un modo di stare al mondo attraverso il quale poi si possono imparare anche cose che il maestro non sapeva. E quindi credo che questo sia il nuovo senso di maestro in questi versi, che chiaramente si andrà arricchendo e definendo ulteriormente man mano che Virgilio cresce come personaggio e man mano che cresce il rapporto di lui con Dante. Bene, questo per quel che riguarda la prima domanda che mi era arrivata. Poi nella chat della settimana scorsa c'era un commento più che una domanda che non ho capito bene, credo fosse addirittura una contestazione alla mia interpretazione del verso "Amor mi mosse che mi fa parlare". E la persona che fece questo commento, che io non la conosco, credo di non conoscerla, almeno non ho riconosciuto il suo nome, associava questo termine amor con un verso celeberrimo del canto quinto dell'Inferno, amor che nullo amato amar perdona, per cui se siete d'accordo magari rimandiamo il chiarimento su questo termine così pregnante, l'amore, anch'esso Dante capirà che cos'è solo quando arriverà alla metà del suo viaggio purgatoriale, che è la metà del libro non a caso, magari faremo ovviamente un discorso su questo tra due settimane quando leggeremo l'episodio famosissimo di Paolo e Francesca. Infine qualcuno mi ha scritto chiedendomi delle precisazioni sulla metafora, sul paragone tra lo stato d'animo e i fioretti. E vi ricordate che quando Dante viene rassicurato sul fatto che il suo viaggio è voluto da Dio, che Beatrice è intervenuta in suo favore, e Dante dice di recuperare il suo animo stanco come i fioretti che sono stati chinati e chiusi dal ghiaccio notturno si riaprono tutti sul loro stelo quando il caldo del sole li rimbianca, cioè li illumina di nuovo. Io effettivamente ho detto che era un paragone molto efficace, il che è veramente un'assurdità che ho detto, perché tutto Dante è efficacissimo chiaramente, ma visto che mi è stato chiesto di soffermarmi un attimo su questo, chiarisco che mi riferivo a due tratti di questa figura che sono molto interessanti. Una che è quella che, per criticarlo invece, nota Mitre nella sua traduzione. Mitre traduce al singolare, cioè passa fioretti al singolare, e dice che effettivamente lui ha migliorato il testo perché Dante aveva sbagliato facendo un paragone tra un'entità plurale e se stesso che è singolo. E invece io credo che Dante abbia voluto, appunto attraverso questo plurale, estendere la sua condizione di uomo che ha appena ripreso la forza di affrontare un'impresa a tutti i lettori, cioè come suggerendo attraverso questo plurale, del resto molto umile, con il diminutivo. Fioretti indica umiltà,
proprio come condizione, come un fatto che può accadere a tutti, quello di perdere la fiducia in se stessi e che può essere recuperata. E l'altra cosa che mi sembra particolarmente efficace di questa figura è il carattere ciclico che implica servirsi del fiore che ogni notte può essere appassito dal ghiaccio notturno e che può rivivere in qualche modo ogni giorno, perché da una parte ci parla del carattere proprio naturale di questo stato d'animo di Dante, parla anche della freschezza, insomma, di questo recupero della vitalità, ma parla anche della fragilità di questi fiori che comunque avranno altre notti da attraversare e quindi in qualche modo ci preparano a più momenti in cui Dante perderà fiducia durante il viaggio. Bene, detto questo, se siete d'accordo, leggiamo il terzo canto e vi invito, come abbiamo fatto l'altra volta, a inviare i vostri dubbi alla chat che io insomma guarderò in una breve pausa tra un episodio e un altro, perché questo canto fortunatamente ne ha due, quindi possiamo interrompere senza danneggiare troppo il testo. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza, il primo amore. Dinanzi a me non for cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, in senso lor m'è duro, ed elli a me come persona accorta. Qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, io ti ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia pose, con lieto volto, un Dio mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Qui di sospiri, pianti, alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perché io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, suon di manconelle, facevano un tumulto il qual s'aggira, sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando torbo spira. E io, che avea d'error la testa cinta, dissi: maestro, che è quel chiodo? E che gente è che par nel gol si vinta? Ed elli a me, questo misero modo, tegnon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé furono. Caccian lì ciel per non esser men belli, nello profondo inferno li riceve che alcuna gloria i rei avrebber belli. E io, maestro, che è tanto greve allor che lamentar li fa sì forte? Rispose: dicerolti molto breve, questi non hanno speranza di morte e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia gli sdegna, non ragioniam di loro, ma guarda e passa. E io che riguardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parei indegna, e dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per ventade il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti e a nemici soli. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano nidi.
Elle rigavan lor di sangue il volto, che mischiato di lacrime ai lor piedi, da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardare oltre mi diedi, vidi gente alla riva d'un gran fiume, perché io dissi, maestro, or mi concedi chi sappia quali sono, e qual costume le fa di trapassar parersi pronte, come io discerno per lo fioco lume. Ed elli a me, le cose ti fier conte quando noi fermeremmo i nostri passi sulla trista riviera da Cheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendo non dirgli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando, guai a voi anime prave, non isperate mai veder lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse, per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare, più lieve legno convien che ti porti. E il duca lui, caro non ti crucciare, volsi così colà dove si puote, ciò che si vuole è più non dimandare. Quinci for quete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime che eran lasse nude cangiar colore di batterio i denti, ratto chintesar le parole crude. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie, il loco, il tempo, il seme di lor semenze, di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. Caron dimonio con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie l'una presso dell'altra finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'Adamo gittansi di quell'ito ad una per cenni come augel per suo richiami. Così se ne vanno su per l'onda bruna e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera sa una. Figliol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convegnon qui d'ogni paese e pronti sono a trapassar lo rio che la divina giustizia li sprona sicché la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere omai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna tremossi forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uom cui sonno piglia. Allora, riprendiamo da capo. Questa è una, questo è un episodio particolarmente ricco di citazioni virgiliane, in particolare del sesto canto dell'Eneide, quello in cui, come dicevamo la settimana scorsa, si narra l'andata di Enea nell'inframondo. Non a caso Dante ricorda così puntualmente i debiti con Virgilio nell'episodio in cui passerà dal mondo all'inframondo, appunto. Allora, il canto si apre con delle virgolette perché le prime tre terzine, come sappiamo solo quando leggiamo il verso, sono parole che Dante legge scritte sul sommo di una porta. Dante, seguendo una tradizione classica, sempre dell'Eneide, biblica, pensa e concepisce l'inferno come una città. Sapete che le città medievali avevano sulla porta delle scritte di benvenuto, e in questo caso più che un benvenuto è veramente un, insomma,
un ricevimento di terrore. Allora, parla in prima persona l'inferno. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Cioè la porta dichiara che attraverso di lei si va nella città dolente. E vedrete che questa una parola della stessa etimologia, dolore c'è anche nel secondo verso, quindi si enfatizza lo stato di sofferenza dei dannati all'inferno con la terribile aggiunta dell'eternità, nell'eterno dolore, un'altra parola che la porta dell'inferno ripete. Questa è infatti la caratteristica più temibile dell'inferno, cioè che la tortura dura per sempre, eternamente, a differenza dei mali della vita o delle torture del purgatorio che, come Virgilio ha definito nel primo canto, ospita penitenti che sono contenti nel fuoco, perché hanno speranza certa di arrivare al paradiso. Per me si va tra la perduta gente, cioè tra la gente che si è persa per sempre dalla strada che doveva condurla alle braccia del Creatore. Poi dichiara l'inferno in prima persona: giustizia mosse il mio alto fattore, cioè il mio alto fattore, Dio, fu mosso per crearmi dalla giustizia. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza, il primo amore. Questa è una dichiarazione forte che il lettore medievale immediatamente decodificava, secondo cui l'inferno afferma di essere stato creato dalle tre persone della Trinità, la potestà, cioè il Padre, la sapienza, il Figlio, e l'amore, lo Spirito. E quindi l'inferno sta dicendo che la divinità in tutte le sue facoltà e persone ha agito nel creare l'inferno. E dichiara infine, sempre l'inferno: dinanzi a me non for cose create se non eterne, e io eterno duro. Cioè, davanti a me, prima di essere stato creato io, dice l'inferno, non ci furono altre cose create che non fossero eterne. Cioè, secondo il libro della Genesi, Dio creò i cieli e la materia prima, gli angeli eterni, e invece la creazione mediata dalla natura è corruttibile. E qua si ricorda molto velocemente l'origine dell'inferno, che verrà spiegato con tempo e calma da Virgilio nell'ultimo canto dell'inferno. Ma si capisce che se fu creato tra le cose eterne, fu creato immediatamente dopo la ribellione di Lucifero, che è appunto un episodio della storia biblica che si ricorderà in seguito nell'episodio. E quindi io duro eternamente, cioè eterno duro, duro è il verbo. Quindi sono stato creato tra le cose eterne, qui chiaramente il senso di eterno, il senso antico che vuol dire immortale, quello che Dante poi in altri posti del libro chiamerà sempiterno, perché a differenza di Dio, che è eterno perché non ha né inizio né fine, i cieli, l'inferno e gli angeli sono sempiterni perché ebbero inizio ma non avranno fine. E infine questo verso famosissimo, usato e abusato oggi in Italia anche per questioni per niente infernali, come per esempio un esame: lasciate ogni speranza voi che entrate, ormai è passata nella lingua comune dell'italiano, anche fra coloro che non lessero mai Dante,
e spesso è scritto sulla porta di aule quando c'è un esame, no? Con la solita esagerazione dei ragazzi che paventano un esame come se fosse la morte eterna. Lasciate ogni speranza voi che entrate, è effettivamente un verso importante qua, perché in qualche modo avverte sul carattere comune che hanno tutti i dannati, indipendentemente dalle punizioni fisiche che troveremo nel libro nei diversi cerchi e gironi dell'inferno. Cioè qua quello che si dice è che la condizione della dannazione di tutti i dannati, tra quelli che si trovano nel primo cerchio, sulla cui sorte leggeremo la settimana prossima e quindi riguarda Virgilio stesso, il limbo, e quelli del nono cerchio, i traditori, quindi i peccatori peggiori di tutti, al di là di questa diversa gravità dei loro peccati e quindi della loro punizione, condividono tutti questa condizione terribile della mancata speranza. Cioè sanno che non saranno mai salvi. Questa è la condizione comune a tutti i dannati. Allora, vedete che interessante, io in qualche modo rovinandovi un po' questo aspetto vi ho anticipato didatticamente che queste erano parole scritte sulla porta dell'inferno, ma il lettore, insomma, che non è stato guidato dalle note, solo al verso decimo viene a sapere da dove provengono, no? Perché lì il narratore riprende la narrazione e chiarisce queste parole di colore oscuro vidio scritte al sommo di una porta. E quello che vi volevo far notare è come, così come avevamo già detto in occasione di altri passaggi, come Dante segue sempre come scrittore il punto di vista del suo personaggio, cioè così come lui si trovò davanti a queste parole che chiaramente lo colpirono, così premette queste parole alla propria parola. E cioè lui avrebbe potuto come scrittore dire: continuai a camminare insieme a Virgilio e vidi le seguenti parole scritte sul sommo di una porta, punti, no? Ma non decide di far questo, decide di colpirci come è stato colpito lui come personaggio con le parole e poi chiarire dove erano. E quindi le parole erano di colore oscuro letteralmente, ma probabilmente Dante qui si sta come al solito servendo dell'opposizione tra il buio e la luce. E quindi, vedendo questo, al verso 12, di nuovo Dante esprime la sua paura. Maestro, il senso lor m'è duro. Cioè Dante, che è stato appena convinto, Virgilio gli ha già promesso un viaggio con lieto fine. Poi questo nel primo canto l'abbiamo letto. Poi Dante ebbe la sua crisi, non solo né Enea né Paolo. È stato rassicurato attraverso questo flashback che fa Virgilio su come lui è stato inviato da Beatrice, a sua volta inviata da Santa Lucia, dalla Vergine, per cui si era riconfortato, ma ora torna ad avere paura perché vede scritto, e la parola scritta, come voi sapete, ha un valore insomma importante, vede scritto in questa leggenda qualcosa che contraddice quello che gli è stato annunciato, cioè che lui dall'inferno uscirà. Invece qui si dice che deve lasciare la speranza. Virgilio, allora, capendo questa nuova crisi di Dante, al verso 13 risponde: ed egli a me, come persona accorta, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Allora, lui come persona accorta, questa è una parola insomma difficile da definire, perché oggi, come ovviamente lo usiamo oggi come participio di accorgersi, cioè di rendersi conto, no? Però Virgilio è sempre accorto.
non è che si è accorto adesso di qualcosa, ma è una delle sue caratteristiche, cioè la sua capacità di intuire, anche prima di Dante a volte, che cos'è che sta accadendo su Dante e su altre cose. Poi sapremo più avanti esplicitamente che ogni cosa che passa per la testa di Dante, Virgilio la sa. Allora, accorgendosi Virgilio di quello che sta danneggiando di nuovo Dante, gli dice: qui è necessario abbandonare ogni soggezione, ogni timore, sospetto ha il senso antico qua, ogni sfiducia, ogni viltà è necessario che qui muoia. Ecco, vedete che ricompare questa parola viltà, che era stata presente nella prima diagnosi che Virgilio aveva fatto nel secondo canto, no? Dicendo che se lui aveva capito bene, Dante, l'animo di Dante era offeso dalla viltà. E in quel momento, la settimana scorsa, avevamo fatto questo discorso citando le parole di Dante del Convivio, dove Dante parla della viltà come pusillanimità. È interessante che la parola si ripeta, perché si è ripetuto questo stato d'animo di Dante, perché, come vedremo più avanti in questo episodio, compariranno personaggi anche caratterizzati dalla viltà. Allora, Virgilio continua, ha detto a Dante: qui bisogna abbandonare la paura e la viltà, cioè ci vogliono veramente delle forze per affrontare questa visita. E al verso 16 aggiunge: noi siamo venuti al loco, io ti ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. Cioè, noi siamo arrivati al luogo di cui ti ho già parlato, qui c'è un sottilissimo rimprovero forse di Virgilio, no? Ti ho già annunciato che avremmo visto questo, adesso di nuovo hai paura? Dove ti ho detto che tu vedrai le genti dolorose. Vedete che Virgilio riprende questa famiglia di parole, dolore, dolente, che c'erano nella porta, come dicendo: te l'avevo detto. Le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. Questo verso 18 è molto importante, perché riguarda, come anche la mancata speranza, la condizione comune di tutti i dannati. Cioè, il ben dell'intelletto è il vero, cioè Dio. Dante ne parla nel Convivio citando l'Etica di Aristotele, cioè Dio è verità e quindi l'aspirazione massima dell'intelletto. Quindi la grande punizione di tutti questi personaggi è appunto il fatto di aver perso la visione di Dio e quindi la conoscenza della verità cui ambisce ogni volontà di conoscenza. Finite le parole di Virgilio, il verso 18 riprende il Dante scrittore: e poi che la sua mano alla mia pose con lieto volto ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Cioè, Virgilio, siccome ha leggermente rimproverato Dante, gli ha detto: non devi aver paura, ti avevo detto che saremmo arrivati qua. Però dolcemente gli dà la mano, mette la mano nella mano di Dante con lieto volto, probabilmente sorridente, per cui Dante si conforta, si tranquillizza e mette Dante dentro le cose segrete, cioè l'inferno, l'inframondo, il mondo dei morti che non è dato conoscere agli umani. E come succederà tante volte quando Dante scende da un cerchio all'altro, la prima informazione che gli arriva del nuovo posto è uditiva, perché non c'è luce nell'inferno, quindi finché il personaggio non abitua il proprio sguardo alla luce, sente con l'udito, e questa volta sente cose abbastanza orrende. Verso 22: qui vi sospiri, pianti, alti guai, guaiti quasi, urla, risonavan per l'aere senza stelle,
perché io al cominciarne lagrimai. Cioè, è interessante che Dante noti, per parlare del buio di quell'aria, che è un'aria che non ha stelle, perché appunto, come vedremo quando leggeremo in Purgatorio, al di là della bellezza delle stelle, le stelle acquistano nel Purgatorio esplicitamente un valore simbolico come virtù. E quindi Dante nota che non vede le stelle dall'inferno, infatti è la prima cosa che uscendo dall'inferno recupererà, la visione delle stelle. E che fa Dante? Solo sentendo sospiri pianti e urla si mette a piangere. Questo è interessante perché ci parla proprio dell'evoluzione del personaggio. Dante ha già pianto nella selva, l'abbiamo visto. Piange di nuovo quando sente, senza nemmeno aver visto i dannati, sentendo dei pianti si mette anche a piangere. È interessante perché tra le tante cose che si fondano con questo libro, una è chiaramente in anticipo, come tante cose che fece Dante, questo genere del libro di formazione, no? Del romanzo di formazione, perché effettivamente Dante uscirà da tutta questa storia che ci sta raccontando molto diverso da come era quando ha cominciato. Infatti all'inizio piange, si spaventa, sviene, poi va acquistando grazie a quello che gli insegna Virgilio e grazie a quello che vede anche tra le anime, va acquistando maggiore consapevolezza e maturità. Ma qui si mette a piangere. E qua è interessante quello che fa Dante come costruzione dei versi. Prima lo leggiamo e poi vi commento. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, suon di manconelle, facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Allora, prima ci aveva detto sospiri, pianti e alti guai, che era un crescendo, vero, di volume, e adesso aggiunge altre cose che sentiva in un decrescendo, diverse lingue, quindi idiomi diversi, oppure secondo altri mai sentiti, orribili favelle, pronunce orrende, parlate inaudite, parole di dolore, accenti d'ira, quindi c'è in questo caso un decrescendo di comprensibilità, mentre prima c'era un crescendo nel verso 22, adesso sono lingue, poi favelle, cioè parlate, che è chiaramente una categoria inferiore, parole sciolte, frammentarie, accenti d'ira, pezzi, interiezioni, voci addirittura, vedete il decrescendo di umanità, se vogliamo, voci alte, fioche e deboli, e suoni di maniconelle. Dante sente questo suono, per ora, come sempre focalizzato nel punto di vista del personaggio, non sa perché, noi lo capiremo dopo, tutto questo faceva un tumulto che si aggira, quindi è in movimento. E qui Dante è passato al presente per avvicinare l'esperienza infernale che lui visse con il presente della lettura, come per dirci: guardate che tutte queste cose orribili che io vidi succedono ancora mentre voi state leggendo. S'aggira sempre in quell'aria senza tempo, eterna, tinta, cioè oscura. Si gira come la sabbia quando spira un vento, un turbine. Ecco, quindi quello che Dante sente sono voci, urla, lamenti, insulti, interiezioni di dolore e di ira, tutte mescolate con un suono di mani, ma sente che la fonte del suono è mobile, è in costante movimento. E quindi questo crescendo del verso 22 e questo decrescendo del verso 25 rende in qualche modo questo carattere di movimento circolare delle voci che sente. E allora il verso 31, sentendo questo,
Dante domanda, come comincerà a fare e come farà tantissime volte, a Virgilio: e io che avea d'horror o d'error la testa cinta. Ecco, probabilmente chi di voi ha in mano un testo posteriore all'edizione critica di Petrocchi, quindi della seconda parte del Novecento, avrà la parola errore qua. Secondo altri è orrore, questo dipende dal manoscritto che uno sente, ma evidentemente Dante, o se è orrore è paura, se è errore è dubbio, volontà di sapere. Dissi, cioè Dante con la testa avvolta dal timore o dal dubbio, domanda: maestro, che è quel chiodo e che gente è che par nel duol si vinta? Cioè Dante domanda: che è quello che sto sentendo e che gente è che appare così vinta dal dolore? Quindi evidentemente Dante ha visto delle anime che non ci ha detto, ci ha solo parlato del suono, ma qui parla di questa gente che sembra, da come la si sente, così vinta dal dolore. Prime due domande di Dante. E Virgilio al verso 34: ed egli a me questo misero modo tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Cioè questo modo triste, miserevole, è la condizione delle anime tristi di quelli che vissero, che ebbero una vita che non meritò né elogi, lode, né infamia, né critiche. Vedete che questa prima definizione di Virgilio è una definizione in negativo. Sono quelli che vissero senza meritare per le loro opere né lode né biasimo. E aggiunge: mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé furono. Allora, sono mescolate queste anime a quel coro cattivo, quel coro stonato dove tutti cantano male, degli angeli che durante la ribellione di Lucifero contro Dio non furono ribelli, cioè non seguirono la ribellione di Lucifero, né furono fedeli a Dio, ma furono per se stessi. Questa è un'osservazione interessante. Questi personaggi che Dante sta mostrando qua sono quelli che la critica ha sempre chiamato gli ignavi, anche se non è una parola dantesca, non appare sulla Commedia, che non hanno una grande tradizione. Cioè, voi sapete che c'è nell'Apocalisse questa brevissima menzione ai tiepidi che verranno vomitati da Cristo, e c'era nell'apocrifa Visio Pauli l'idea che gli indolenti, gli apatici, sarebbero stati in un fiume di fuoco. Ma è innovazione totale di Dante quella di destinare a questi che non presero partito per nessuna idea un luogo a sé nell'inferno, anzi in quel vestibolo che chiamiamo antinferno, che è tra la porta dell'inferno e il fiume Acheronte, che come vedremo tra qualche verso è quello che separa l'antinferno, che ospita questi personaggi che non li vuole nemmeno l'inferno, e l'inferno vero e proprio. Ecco, questo si è questa architettura in cui c'è un posto preciso per questi personaggi che non fecero né il bene né il male, è un'innovazione di Dante. Questo degli angeli neutrali sì, ha delle fonti cristiane dei primi padri della Chiesa, ma anche è qua idea di Dante mescolare a queste anime di umani gli angeli caduti,
che non fecero parte della ribellione. Quelli li vedremo diventati diavoli e quindi aventi ancora delle ali che ricordano il loro passato di angeli. Questi sembrano irriconoscibili, Dante poi non farà alcun cenno alla distinzione tra di loro, ma distingue evidentemente da quello che dice Virgilio che tra il suono di questi lamenti umani c'è anche un coro che canta pessimo. Allora, ma questa osservazione che furono per sé detto degli angeli è anche interessante perché è un'intuizione del fatto dell'egoismo che c'è tra coloro che non prendono partito né per il bene né per il male. Infatti, questo suono che ha sentito Dante di parole sconnesse, di discorsi sgangherati, potremmo dire, parla di una situazione di molta solitudine, no? Non di anime che dialogano, ma di anime che ognuna per conto proprio si lamenta in un eterno e sterile monologo. Allora, continua Virgilio al verso 40. Caccian li ciel per non esser men belli, nello profondo inferno li riceve che alcuna gloria i rei avrebber delli. Cioè, questi sono cacciati dai cieli perché avendoli sarebbero meno belli di quanto lo sono, perché i cieli sono popolati da anime che hanno fatto il bene e quindi per non diventare più brutti, meno belli, i cieli li cacciano, li escludono. Ma nemmeno l'inferno profondo li riceve, già che i rei, cioè i colpevoli dei peccati, otterrebbero una qualche gloria dal rapporto con loro, cioè se magari un omicida condividesse il suo cerchio con un ignavo, un indolente, uno che non attuò il male, potrebbe vantarsi del fatto di aver ricevuto una punizione uguale a quella che non, di qualcuno che non peccò. E quindi per evitare questa minima soddisfazione ai dannati, neanche l'inferno li riceve. Quindi sono destinati a questa sorta di non luogo, questi che furono non vivi, come si dirà tra un po'. Allora è Dante che comincia a caratterizzare il suo proprio personaggio come molto curioso e ansioso, immediatamente non dice nemmeno «Ah, grazie, ho capito», ma fa un'altra domanda al verso 43. «E io, maestro, che è tanto greve allora che lamentargli fassi forte?» Cioè quello che domanda Dante è «Che cos'è così grave per loro che gli fa urlare, insultare, piangere, sospirare così fortemente?» Quindi qual è la loro punizione, sta domandando. E Virgilio al verso 45 rispose: «Dicerolti molto breve, te lo dirò molto brevemente». Questo è interessante perché non sempre Virgilio spiega brevemente le cose, ma come si capirà un po' più avanti, questi esseri sono così spregevoli che non meritano nemmeno molte parole e quindi bisogna parlarne velocemente, dandogli la infima importanza che ebbero e meritano. E quindi spiega Virgilio al verso 46: «Questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa, invidiosi sono d'ogni altra sorte». Allora, attraverso un efficacissimo ossimoro, Virgilio sostiene che questi, che non ha nominato in un modo positivo, attraverso nessuna delle loro caratteristiche effettivamente avute, di nuovo attraverso una negazione dice che non hanno speranza di morte. Certo, è un ossimoro perché la speranza è sempre contro la morte, ma è immediatamente spiegato questo, cioè loro vorrebbero morire, cioè vorrebbero andare nell'inferno.
E annuncio una cosa su cui torneremo tra un pochino, che è la natura del contrappasso. Questa è la prima volta che compare un contrappasso nel libro, delle tante volte che capiterà, perché ci sarà in tutto l'inferno, in tutto il purgatorio. Il contrappasso è una nozione che Dante deriva da San Tommaso, come tante altre cose, secondo cui la punizione eterna ha un rapporto di analogia, per somiglianza o per contrasto, rispetto al peccato che ne è alla base, che è la sua causa. E quindi quando vedremo qual è il contrappasso fisico di questi, tra qualche verso, torneremo su quest'idea, ma intanto vi faccio notare che il fatto di voler morire e non poter morire sembra, quando dopo un po' si dirà esplicitamente che questi non furono mai vivi, che una parte del loro contrappasso è non ottenere mai una vera morte. Così come non furono mai vivi, non saranno mai, e desidereranno di esserlo, morti. E la loro cieca vita, la loro vita inconsapevole è così bassa che invidiano ogni altra sorte. Questa è una osservazione meravigliosa, come al solito dicevamo nella primissima nostra riunione quando ci siamo visti veramente nell'aula dell'istituto, che tra le caratteristiche di questo libro è quello di parlare in realtà del nostro mondo. E qui vediamo infatti un tratto psichico di persone che sfortunatamente tutti abbiamo avuto modo di conoscere, cioè quelli che, essendo in qualsiasi situazione, credono di stare peggio di tutti e invidiano tutti gli altri. Perché infatti, sebbene, come adesso vedremo, loro hanno una punizione abbastanza faticosa e schifosa, man mano che continueremo a leggere vedremo che effettivamente ci sono punizioni molto molto peggiori nell'inferno, che infatti si va aggravando man mano che si scende. E tuttavia questi ignavi sembrano di avere, oltre al loro contrappasso fisico, avere questo contrappasso psichico, questa punizione di desiderare sempre la sorte altrui. E al verso 49 aggiunge Virgilio: fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniam di loro, ma guarda e passa. Cioè il mondo non lascia che ci sia fama di loro, non è permesso che loro vivano nemmeno nella memoria della gente. La misericordia e la giustizia li sdegna, non li vuole, quindi né il paradiso né l'inferno li crede degni. Non parliamo di loro, ma guarda e passa. Un altro verso che è entrato nella lingua colloquiale italiana per riferirci a cose che non meritano la nostra attenzione, ma qua è molto interessante perché intanto è un unicum, cioè è il solo momento di tutta la commedia, di tutto il viaggio dove Dante viene guidato da Virgilio, in cui il maestro dice a Dante che non vale la pena di parlare di un personaggio o di un gruppo di personaggi. È interessante questo perché, come Dante saprà man mano che continua a fare il viaggio, Virgilio, come tutti i morti che vedono il futuro, sa che Dante scriverà la commedia. E quindi probabilmente se Dante e Virgilio si fossero soffermati a parlare di loro, visto che a Dante verrà indicato di scrivere tutto quello che vide, questi personaggi avrebbero avuto una certa fama nel mondo perché avrebbero occupato un loro spazio con nome e cognome nella commedia. E invece così, grazie a questo intervento di Virgilio, noi non sapremo mai chi erano questi ignavi e non lo sapremo perché il mondo
non deve far vivere questi nemmeno nella nostra memoria. E allora Dante guarda con più attenzione, al verso 51 sono finite le parole di Virgilio, e al verso 52 ci dice che cosa vide. E io che riguardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna, e dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Allora Dante dice, io che guardai con attenzione, vidi una bandiera, un'insegna, che correva girando così velocemente, così rapida, che mi sembrava incapace di fermarsi, di nessuna posa. E dietro questa bandiera veniva una fila così lunga di gente che si sorprende, il Dante ancora inesperto dell'inframondo, che io non avrei mai creduto che così tanta gente fosse morta. Vedete, e questo è molto interessante perché da una parte Dante ci sta condividendo con noi questa sua prima impressione dell'inferno come particolarmente popolato, è un'impressione realistica perché Dante è abituato a vivere in città piccole come erano quelle medievali, non aveva mai avuto questa visione di una metropoli, e chiaramente qui, come si dirà dopo, lui vede mescolate persone, anime di gente che visse in tutte le epoche e in tutti i paesi, quindi chiaramente le anime dei morti superano intanto i vivi. Ma poi è una delle solite constatazioni del Dante pessimistico, che si sorprende sempre di quanto sia popolato l'inferno, il che non accadrà nel purgatorio chiaramente, e in particolare ci sta suggerendo la quantità di pusillanimi che ci sono nel proprio mondo. Allora, questo della bandiera, dell'insegna che si muove molto velocemente e non sembra capace di fermarsi, a Dante dà l'impressione che così gira senza fermarsi sempre, è appunto il primo contrappasso, cioè sembrerebbe voler dire che questi che non hanno inseguito nessuna bandiera da vivi, quindi che non si sono schierati da nessuna parte, sono destinati invece a inseguire di corsa una bandiera che non riposa mai. E questo fa riferimento a una esperienza che per il lettore medievale era abbastanza usuale, che era la modalità attraverso le quali si facevano le battaglie. Nelle battaglie ogni esercito inseguiva una bandiera, uno standarte, che finché era in movimento voleva dire che la battaglia durava, ma a un certo punto arrivava questo riposo, cioè questo posarsi delle bandiere con un vinto, chiaramente uno sconfitto, che dentro la metafora sarebbero i veri morti, e con un vittorioso, che dentro la metafora sarebbero appunto i salvati. E quindi questo che vuol dire che anche in ogni battaglia del mondo c'è un momento di riposo dove, anche se si è sconfitti, è finita la guerra, mentre invece loro che non hanno partecipato a alcuna guerra adesso sono destinati eternamente a comportarsi come se la battaglia durasse sempre. E al verso 58 Dante ci dice forse i versi più enigmatici di questo canto. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Allora, dopo che io ho riconosciuto alcuni, quindi ci sta dicendo non ve li nomino, non perché non ci fossero personaggi che io non conoscevo, ma perché Virgilio mi aveva detto che non meritavano fama nel mondo, quindi probabilmente molti personaggi contemporanei che Dante aveva visto in vita e li vede lì morti.
E dopo aver visto questi personaggi, dice di aver visto e riconosciuto l'ombra, cioè l'anima, di colui che per viltà, ecco che ricompare questa parola viltà, così importante come diagnosi dello stesso Dante nell'episodio precedente, è recuperata adesso con la viltà che Dante di nuovo prova nel leggere le parole sulla porta, quello che per viltà, cioè per pusillanimità, fece il gran rifiuto, cioè rifiutò qualcosa di grande. Ecco, come al solito con questi personaggi di cui non sappiamo con certezza l'identità, si sono fatte tantissime ipotesi. Le due che godono tuttora di maggior prestigio presso i dantisti sono quella secondo cui questo personaggio è Celestino V, un papa di cui si è parlato qualche anno fa a causa dell'abdicazione di Ratzinger, non so se vi ricordate che in quel momento si diceva dal 1294 non ci sono abdicazioni. Ecco, Celestino V, un personaggio che del resto è strano che Dante consideri un pusillanime perché ne parla bene altrove, è stato pochi mesi al papato e scoprendo insomma che lo allontanava dalla vera religione aveva abdicato per ritirarsi come eremita. Però l'ipotesi che si possa trattare di lui deriva dal fatto che dalla sua abdicazione dipese la salita al potere di Bonifacio VIII, Papa Gaetani, che è forse il bersaglio di polemica più spietata da parte di Dante in tutta la commedia. Tra un po' ne parleremo perché ci sono dei riferimenti espliciti a lui. E quindi potrebbe essere il rifiuto del papato che lasciò il papato nelle mani per Dante tremende di Bonifacio. Oppure, secondo altri, potrebbe trattarsi di Ponzio Pilato, di cui il gesto di lavarsi le mani è rimasto anche in tutta la cultura moderna come ne fregarsene, no? Come non accettare una responsabilità che in questo caso portò Cristo alla crocifissione. Dunque, Dante continua come scrittore al verso 61, in contanenti intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti, a nemici sui. Cioè capì immediatamente che, ed ebbi la certezza che frequente nell'inferno, come potete immaginare, mescolato alle lacrime, ma il fatto che le lacrime vengano raccolte da vermi sembra di suggerire il carattere sterile del pianto, vero? Che ormai non serve né come pentimento né come apprendimento. Un'ultima osservazione che è piuttosto personale, perché davvero non l'ho letta nei commenti, quindi come vi dico di solito prendetela con cautela e poi facciamo la pausa. Allora, questo termine viltade su cui io ho attirato la vostra attenzione all'inizio del canto e che ricompare al verso 60 come caratteristica di questo personaggio di cui non conosciamo l'identità, ma che possiamo estendere a tutti quelli che sono lì, perché così funziona l'inferno, no? La motivazione di questa mancata azione da parte di Celestino o di Ponzio Pilato o di chi è sicuramente la motivazione degli altri dannati ed è questa parola viltade la sola caratteristica non positiva perché assiologicamente positiva ma in positivo detto di questi personaggi di cui quasi tutto quello che si dice è negativo, non furono mai vivi, non meritarono, vissero senza infamia, senza lodo. E quindi a me non sembra casuale perché sono convintissima che in Dante niente è casuale, non mi sembra casuale che la stessa condizione di quest'anima sia
coincida con quella che aveva danneggiato Dante all'inizio, no? Nel secondo canto e addirittura di nuovo all'inizio di questo episodio. Forse il Dante scrittore ha voluto farci capire quale sarebbe stato il suo destino eterno se lui non avesse accettato il progetto di Virgilio di fare il viaggio e si fosse lasciato abbattere dalla viltade, insomma, persistendo in quella, si fosse rifiutato di fare il viaggio e quindi di portare a termine la sua missione divina, che è quella di scrivere il libro che stiamo leggendo con tutto il materiale raccolto lungo il viaggio. Forse Dante ci ha voluto dire che ognuno di noi può essere offeso, come dice lui, dalla viltà, ma che se questa persiste, il luogo che ci attende è l'antinferno, nemmeno l'inferno vero e proprio. Allora, visto che dal verso 70 inizia un nuovo episodio, vi propongo di fare 5 minuti di pausa adesso, così mi leggo le vostre domande sulla chat e poi riprendiamo. Sono le 3:20, alle 3:25, se siete d'accordo, mi leggo le vostre domande. Grazie. Riprendiamo? Ci siamo? Bene, allora mi sono arrivate alcune domande. Dunque, passo a rispondere. Alcune ce le ho sul cellulare perché non sono arrivate a me. Daniele gentilmente me le ha passate. Dunque, qualcuno mi domanda se gli ignudi di Michelangelo non c'entrano o non c'entrano con questi. No, non c'entrano. Io non sono esperta di Michelangelo, per carità, e sebbene la Cappella Sistina abbia delle citazioni dantesche, gli ignudi famosissimi, che poi sono belli, questi uno se li immagina tutti i punti da insetti, insomma, non debbono essere molto belli. Sono di derivazione classica piuttosto, dell'arte greca. Poi c'era una domanda, ecco, questa è una domanda teologica importante, perciò io vi avevo detto che questi versi, fecemi la divina potestà della somma sapienza, il primo amore, che dichiara la porta dell'inferno, erano, insomma, importanti, perché appunto certo, prima non confondiamo, perché nella domanda c'era se li fa solo la giustizia, perché lo fa anche l'amore. Ecco, Dante nel verso precedente dice: giustizia mossi il mio alto fattore, che vuol dire che le tre persone della Trinità, compreso lo Spirito Santo, l'amore esalato dal Padre e dal Figlio, hanno in sé anche giustizia e misericordia. E quindi che non è che c'è una parte di Dio che è buono ed è quello che salva e una parte di Dio che è quello che punisce, ma che la giustizia, che è quella che è forse il più insondabile di tutto, è quello che non possono conoscere nemmeno gli angeli, i criteri della giustizia divina, riguarda le tre persone della Trinità, non solo il Padre, diciamo. E l'altra domanda è questa, sì, tutte, no? Ma questa mi preme di sottolinearla perché evidentemente non sono stata chiara, perché qualcuno domanda, aspettate che lo leggo da come me l'ha inviato Daniele, qualcuno dice: se este antinfierno es el limbo, lo comparte. No, non è. L'antinferno non è il limbo. L'antinferno è questo vestibolo, infatti nel termine antinferno la parola anti non vuol dire contrario a, ma vuol dire prima di, ante sarebbe. Quest'antinferno, che il vestibolo, non è il limbo, è l'antinferno, si chiama così. Il limbo è il primo cerchio dell'inferno, quello cui si accede dopo aver attraversato il fiume Acheronte.
E quindi la settimana prossima, che leggeremo il canto quarto, ci occuperemo del limbo, ma è già l'inferno, non è l'antinferno, ed effettivamente ospita anime molto molto diverse da queste. Va bene? Allora, riprendiamo la lettura. E comunque vi invito, sempre tenendo presente che dovete inviare a me le domande oppure a tutti affinché io le veda, quando finisce la lezione, se avete altri dubbi mandateli sulla chat. Chiedo di nuovo a Daniele che gentilmente lasci aperta la riunione affinché io mi possa scrivere queste cose, così la settimana prossima, come abbiamo fatto oggi, se ci sono dei dubbi su questo canto, prima di leggere il canto quarto, li chiariamo, va bene? Allora, riprendiamo dal verso 70, per favore, dove, come vi dicevo, ha inizio un nuovo episodio. E poi che a riguardare oltre mi diedi, vidi gente alla riva di un gran fiume, perché io dissi, maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte, come io discerno per lo fioco lume. Cioè, dopo che io mi misi a guardare oltre, cioè al di là di questi ignavi, vidi gente che era riunita nella costa, nella riva di un grande fiume, per cui domandai, maestro, fammi sapere chi sono quelli che sono lì nella riva del fiume, e quale atteggiamento, quale condizione fa sì che appaiano così pronte, così desiderose di attraversarlo, il fiume, come io riesco a scorgere attraverso la debole luce che c'è. Allora Dante qua sta di nuovo domandando. Prima aveva domandato che è quello che io odo, poi aveva domandato che cosa hanno, perché si lamentano così tanto. Di nuovo domanda, ora voglio sapere, e Dante e Virgilio qua, per la prima volta nel libro, dice a Dante, calma, calma, al verso 76, ed elli a me, le cose ti fier conte quando noi fermeremo i nostri passi sulla trista riviera da Cheronte. Cioè Virgilio risponde a Dante, e a differenza di quello che ha fatto prima, che ha risposto ad ogni sua domanda, questa volta risponde, le cose ti saranno note, conosciute, quando noi arriveremo, quindi quando fermeremo i nostri passi, sulla trista riva del fiume Acheronte. Ecco una citazione letterale dell'Averno virgiliano, questo fiume attraversando il quale si va appunto nell'aldilà. Allora Virgilio gli dice, non lo devi sapere subito, aspetta, poi cercheremo di fare un'ipotesi sul perché di questo ritardo, al di là del fatto che il povero Virgilio forse sta perdendo la pazienza perché ha capito che Dante è uno che domanda e domanda senza fine, ma probabilmente in questo caso in particolare c'è una giustificazione, per cui è bene che Dante sappia chi sono quelle anime dopo aver sentito un'altra cosa. Dunque, al verso 79 riprende il povero Dante, narratore, allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendono il mio dirgli fosse grave, infino al fiume del parlarmi trasse. Cioè allora, con gli occhi vergognosi e bassi, povero Dante si vergogna di aver domandato troppo, temendo che il mio parlare gli fosse di peso, vedi Dario se c'è lì, ci sei, che ti ricordi la settimana scorsa avevi domandato sul verso temo che la mia venuta non sia folle, avevi domandato di questa negazione? Ecco, qui hai di nuovo la stessa struttura, temendo non il mio dirgli fosse grave, che in realtà è temendo che gli fosse pesante il mio parlare, fino al fiume mi astenni dal parlare. Quindi Dante tace per un po' e sta zitto e cammina insieme al maestro in silenzio. E al verso 82, ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico velo, gridando, guarda voi, anime prave,
Allora, fermiamoci un attimo qua. Ed ecco, quando noi stavamo arrivando alla riva del fiume, ecco che veniva verso di noi un vecchio guidando una nave, bianco, con i capelli canuti. Questo vecchio, come vedremo subito, è Caronte, un altro personaggio che Dante prende dall'Eneide. E quindi chiaramente la sua funzione, come era anche nell'Eneide, è quella di trasportare le anime destinate alla dannazione dall'antinferno nell'inferno vero e proprio. Quindi gli ignavi, questi indolenti, apatici, pusillanimi che abbiamo visto che rincorrevano, che perseguitavano questa bandiera ed erano punti dagli insetti, sono rimasti da una parte, ma ce ne sono altri che evidentemente passano da lì per poi andare in cerchi corrispondenti a peccati più gravi, anzi a peccati veri e propri. Allora, questo vecchio nocchiere urla, verso 84, guai a voi anime prave, non isperate mai per vederlo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. Vedete quante erre, no? Questa alliterazione dura, in queste parole brutte, che sono una pessima notizia per le anime. Guai a voi, cioè vi aspettano i guai, anime crudeli. Non isperate, cioè non abbiate speranza di vedere mai il cielo, di non vederlo mai più perché eravate vivi prima e lo vedevate, ma soprattutto di non vedere Dio. E quindi di nuovo quest'idea del fatto che tutti questi hanno perduto il ben dell'intelletto, cioè la visione della verità che è Dio. E annuncia, io vengo per portarvi all'altra costa, nelle tenebre eterne, in caldo e gelo, come metonimia delle punizioni. Ma è interessante già la parola gelo, ghiaccio, perché effettivamente Dante, a differenza di quanto volgarmente ci saremmo aspettati dell'inferno, di solito associato anche nell'iconografia con il fuoco, l'inferno più grave di tutti, di tutto, diciamo, del cerchio più grave, il nono cerchio, è tutto ghiacciato. E Caronte, che io ve lo nomino anche se sono nel verso 94, viene nominato nel testo, aggiunge, cioè siamo sempre dentro le virgolette, al verso 88, e tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che sono morti. Cioè evidentemente i primi versi che abbiamo letto detti da Caronte sono tipici. Lui ogni volta che viene da questa parte della Chironte a prendersi le anime per portarsi nell'inferno lo sta sempre dicendo. Invece adesso eccezionalmente tra i dannati vede Dante e quindi gli dice tu che sei lì, anima viva, discostati da questi che sono morti, quindi appartati, mettiti da parte, perché non sei un morto. Ecco, se in una prima lettura noi possiamo pensare che questo verso riguardi il fatto che Dante è ancora in vita, quindi ha ancora il suo corpo, la parola anima ci deve già avvertire sul fatto che c'è qualcosa di più profondo in questo, che infatti adesso verrà confermato. Dante evidentemente è rimasto talmente avvilito, talmente vergognoso di questo rimprovero di Virgilio che non osa nemmeno né muoversi né domandare che cosa faccio, e quindi al verso 90, ma poiché vide che io non mi partiva, quindi Dante non si è mosso, disse Caronte, per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. Ecco, questi versi sono importantissimi. Voi mi direte come mi prendono in giro i ragazzi del Joaquin, che oggi non possono esserci perché stanno frequentando, ma vedranno il video, immagino, che mi prendono in giro perché io dico ogni verso, questo è importante. Certo, è tutto importante, ma qui perché ribadisco l'importanza di questa terzina?
perché questa è la prima profezia che Dante riceve sul suo destino individuale, stranamente dimenticata dalla maggior parte degli studiosi, che in genere quando compare una profezia nel canto sesto dicono ecco la prima profezia che Dante riceve. Invece questa non è solo la prima, ma è importantissima perché contrariamente alle altre profezie che riceverà, questa è positiva. Gli sta dicendo Caronte: attraverso un'altra via, attraverso altri porti arriverai alla spiaggia, non qui per passare all'eternità. Un legno, cioè una nave più leggera, è quella che ti porterà. Dante probabilmente non ha capito molto bene, ma adesso Virgilio glielo spiegherà. Quindi torneremo a questa profezia, ma è associata chiaramente al vocativo del verso 88, anima viva. E quindi al verso 94, e il duca lui, Caron non ti crucciare, volsi così colà, dove si pote, ciò che si vuole, e più non dimandare. Allora il duca, cioè Virgilio, vedendo questa prima opposizione delle tante che poi si succederanno, questo ostacolo che si presenta, perché Caronte in pratica sta dicendo a Dante: io non ti porto, tu vai da quella parte perché tu sei vivo, e poi aggiunge: non è da qui che devi passare tu. Ed evidentemente loro debbono fare questo viaggio, per cui Virgilio usa per la prima volta, dopo aver interpellato Caronte, non ti crucciare, non ti arrabbiare, usa per la prima volta questa formula che userà di nuovo più volte: volse così colà, cioè si vuole così, cioè il fatto che Dante vada nell'inferno da vivo, si vuole in paradiso, cioè colà dove si può ciò che si vuole, perché lo vuole Dio, chiaramente Dio può fare ogni cosa che vuole, e più non dimandare, cioè non domandare più. Questa è una formula importantissima perché riguarda la volontà divina del viaggio di Dante, e quindi l'impossibilità che, essendo volontà divina, qualcuno lo impedisca. E infatti, come anche altre volte, questa frase di Virgilio ottiene l'effetto sperato subito. Quindi al verso 96, quinci fuor quete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rose. Quindi allora le guance lanose pelute si calmarono, quindi non parlò più di questo nocchiere della palude livida, oscura, cioè Caronte, che attorno agli occhi aveva ruote di fiamma. Questa è una citazione quasi testuale della descrizione di Caronte nel libro sesto dell'Eneide. Ma, perché a Dante, insomma, chiaramente lo accompagna un altro destino, ma le altre anime, verso 100, ma quell'anime che erano lasse nude, cangiar colore di battere i denti, ratto chinteser le parole crude. Cioè quelle anime che erano riunite e alla riva della Cheronte, che Dante aveva visto prima da lontano, che erano lasse, cioè deboli e nude, cambiarono colore, quindi probabilmente impallidirono e cominciarono a dibattere i denti, di paura chiaramente, subito non appena sentirono le parole crudeli, perché in pratica Caronte quello che ha appena fatto è dar loro la notizia della loro dannazione. Verso 103. Bestemmiavano Dio e lor parenti, umana specie, il loco, il tempo, il seme di lor semenze, di lor nascimenti. Cioè bestemmiavano, insultavano Dio e i loro genitori, la specie umana, e il luogo, il tempo e l'origine della loro origine e delle loro nascite. Quindi si arrabbiavano con tutta la loro esistenza.
poi si ritrassero tutte quante insieme, quindi andarono indietro tutte insieme, forte piangendo, alla riva malvagia, cioè si avvicinarono, si ritrassero, vuol dire si misero tutti insieme alla riva malvagia, e questo è un verso, il 108, che ci dice il Dante scrittore, perché è una notizia che lui come personaggio non ebbe ancora. La riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. Di nuovo passa al presente per spaventare noi lettori, cioè la riva che è sempre lì ad aspettare quelli che non vivono nel timore di Dio. Caron dimonio con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Sempre in presente, Dante descrive come questo demone Caronte, con occhi di braccia, quindi accesi come di fiamma, facendo dei gesti loro, accennando, le raccoglie tutte e quindi le fa entrare nella nave e batte, picchia col remo qualunque s'adagia. Ecco, su questo verbo adagiarsi ci sono diverse interpretazioni. Secondo alcuni è se qualcuno è lento a farlo, lo picchia col remo. Secondo altri invece è se qualcuno si siede nella barca, perché infatti sembra più credibile, a mio avviso, questa interpretazione, visto che Dante prima aveva visto che loro erano ansiosi di attraversare il fiume, quindi sarebbe strano che insomma adesso non volessero, lo evitassero. E qua il verso 112 inizia un paragone preso anch'esso da Virgilio. Come d'autunno si levan le foglie l'una presso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'Adamo gittansi di quel lito ad una per cenni come augel per suo richiamo. Vedete che è una doppia similitudine. La prima, come d'autunno, come siamo adesso, quindi la prossima volta che vedrete, almeno dalla finestra, visto che quest'autunno è difficile che usciamo, come cadono le foglie, ricordate come queste anime si gettavano ad una come foglie che cadono dagli alberi nella barca di Caronte, quindi come cadono ad una dopo l'altra le foglie dagli alberi in autunno, finché il ramo, qui c'è una personificazione dentro la similitudine, il ramo vede tutte le sue spoglie, quello che, di cui è stato spogliato in terra, il ramo è personificato come se vedesse forse con nostalgia tutto quello che ha perso nell'autunno, similmente verso 115, quindi nello stesso modo, il malseme d'Adamo, cioè i discendenti di Adamo, quindi i peccatori dannati, si gettano, si lanciano da quel lito ad una, quindi entrano nella barca, per cenni, cioè seguendo i cenni di Caronte, è una nuova similitudine, questa volta presa dalla cetreria e dalla falconeria, come augel per suo richiamo. Cioè come il falconiere invia un richiamo, un uccellino di legno per chiamare il falcone che è andato a volare in caccia per richiamarlo a terra. E continua Dante al verso 118, sempre al presente, così sen vanno su per l'onda bruna e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera sauna. Cioè così se ne vanno sull'onda buia del fiume Acheronte e prima che siano discesi dall'altra parte del fiume, anche di qua, dice Dante con un deittico, perché lui che sta scrivendo è già nel mondo e quindi da questa parte dell'Acheronte dove viviamo noi vivi, si raduna una nuova schiera. Quindi si forma un altro gruppo, quindi per entrare nell'inferno c'è la fila. Non è da sorprendersi che l'inferno inventato da un italiano sia burocratico, come non sorprenderebbe anche se fosse scritto da un argentino,
ma è una caratteristica appunto questa del fatto che è come se non bastassero i mezzi messi a disposizione per portare le anime per tempo in ordine, come se il pessimismo dantesco ci avvertisse che lo stesso piano divino di mettere un solo barchiere e una sola barca a disposizione per portare le anime nell'inferno non bastasse, tanti sono i cattivi della sua epoca. Allora, il verso 121, Dante è sempre zitto dal momento in cui Virgilio gli disse di star zitto, e adesso gentilmente il maestro riprende il dialogo con lui. Verso 121. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convegnono qui di ogni paese e pronti sono a trapassarlo rio che la divina giustizia li sprona, sicché la tema si volve in disio. Allora, quello che ha fatto Virgilio adesso è rispondere alle domande che prima non aveva voluto rispondere quando Dante le fece, cioè chi sono quelle anime, aveva domandato Dante, e che cosa gli fa apparire così ansiose di attraversare il fiume. E Virgilio, cortese, quindi probabilmente con un sorriso, dopo che aveva un po' sgridato Dante, e attraverso un vocativo anch'esso affettuoso, figliolo mio, quelli che muoiono nell'ira di Dio, quindi quelli destinati all'inferno, convengono qua di ogni paese. Quindi quelli che stai vedendo sono destinati all'inferno, provenienti da tutto il mondo. Questa è la risposta alla prima domanda di Dante, chi erano quelle anime. E al verso 124 invece spiega perché si mostravano così ansiosi di andare nell'inferno. Virgilio qua dice una cosa molto interessante, dice sono pronti ad attraversare il fiume perché la giustizia divina li stimola, li sprona. Gli sproni sono in spagnolo las espuelas, quindi li stimola come si fa con un cavallo affinché corra più veloce. Li stimola, li spinge la giustizia divina in modo che il timore, la tema, diventa desiderio, si volve in disio. Cioè la giustizia divina che, come dicevamo prima, è imprescruttabile, non possiamo conoscere le cause di questo, fa sì che la paura di andare verso la propria punizione diventi desiderio di ricevere la punizione. È un'osservazione psicologica interessante che noi non possiamo fare a meno di collegare con, forse in un modo spropositato con l'evoluzione, insomma, del nostro pensiero occidentale, pensiamo, non lo so, a Dostoevsky, no? Ma probabilmente per ricondurre la nostra lettura alla teologia che soggiace questi versi, dovremmo piuttosto pensare che attraverso questi versi Virgilio ha messo davanti alla nostra osservazione il fatto che un seme di Dio e quindi di volontà di giustizia c'è anche nei più cattivi, che nonostante sappiano che sono destinati alla sofferenza eterna, vogliono riceverla questa giustizia, vero? E poi Virgilio, dopo aver risposto alle domande di Dante, al verso 127 aggiunge, questo è anche importantissimo, quinci non passa mai anima buona, e però se caron di te si lagna, ben puoi sapere ormai che il suo dir suona. Da questa parte, cioè questo fiume, non viene attraversato mai da un'anima buona. Sono tutti cattivi quelli che attraversano la Cheronte per andare nell'inferno. E perciò, aggiunge Virgilio, aiutando Dante a capire la profezia di Caronte, se Caron di te si lagna, quindi si lamenta di te, non ti vuole portare,
ben puoi sapere ormai, adesso, a questo punto, puoi sapere che cosa vogliono dire le sue parole, cioè che cosa suona il suo dire. Vi ricordate che Caronte aveva detto a Dante che lui avrebbe attraversato un altro fiume e che sarebbe arrivato alla morte attraverso altri porti, che un legno più lieve, cioè una barca più leggera, l'avrebbe portato. E quello che sta dicendo adesso Virgilio è: quello che Caronte ti ha profetizzato è che sei destinato alla salvezza, perché questo fiume non viene mai attraversato da un'anima buona, quindi adesso puoi capire che tu sei buono. È un'ottima notizia, no? A Dante poi verranno profetizzate cose molto brutte, ma questa è la cosa più importante, cioè qui Dante viene a sapere che nonostante noi l'abbiamo trovato come un peccatore grave, in pessime condizioni nella selva, lui è buono. Quella era una crisi, come ogni umano può subire, ma lui è buono. E quindi era angosciato in mezzo al male che simboleggia la selva e guarirà e morirà bene, morirà salvo. E qui possiamo anche noi avanzare un'ipotesi sul perché, al di là della correzione che Virgilio vuole sempre fare sull'animo del discepolo, non gli aveva voluto rispondere prima. Perché probabilmente se lui avesse detto a Dante che quelle sono le anime che vanno nell'inferno per sempre, prima che Dante sapesse che lui stesso non fa parte di quel gruppo, forse sarebbe scappato. Invece Virgilio ha aspettato che Dante ricevesse la profezia di Caronte sulla sua straneità alla malvagità dei dannati, dopodiché gli ha spiegato appunto chi erano quelli che aspettavano sulla riva. Allora finiamo di leggere, verso 130, sono finite le parole di Virgilio. Finito questo, la buia campagna tremossi forte, che dello spavento la mente di sudore ancora mi bagna. Cioè, finita questa spiegazione di Virgilio, la buia pianura, la buia campagna, tremò, quindi qui c'è un terremoto, che per lo spavento, qui passa velocemente Dante al punto di vista del poeta, dello scrittore, la mente di sudore, cioè la memoria, mi bagna ancora di sudore per lo spavento. Qui questo terremoto, è quello che nella Bibbia accompagna ogni intervento diretto di Dio e quindi ci fa capire che l'andata di Dante vivo al mondo dei morti è un evento importantissimo, miracoloso per l'umanità. La terra lagrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uomo cui sonno piglia. Allora la terra lagrimosa, che è tutto l'inferno, nominato attraverso questo epiteto abbastanza comune delle scritture, no? Della valle di lacrime, quindi la terra intrisa di lacrime, che è l'inferno, scatenò un vento che balenò un lampo di luce vermiglia, rossastra, che mi fece perdere ogni conoscenza, quindi Dante qui sviene e cade come un uomo che è rapito dal sonno. Quindi Dante perde conoscenza e così come era entrato nella selva pien di sonno e non poteva quindi ricordare come vi era entrato, quindi non lo può raccontare, anche il suo ingresso nell'inferno vero e proprio non lo potrà narrare perché lo fa privo di conoscenza. Quindi la settimana prossima leggeremo il canto quarto dove Dante si sveglia e ci racconta com'è
il primo cerchio dell'inferno, il limbo, da non confondere con l'antinferno che abbiamo visto oggi. Grazie dell'attenzione, rileggiamo tutto in canto e vi saluto fino a giovedì prossimo. Scusate che mi si sono mescolati i fogli. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mossi il mio alto fattore, fecemi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Queste parole di colore oscuro vi dio scritte al sommo di una porta, perché io maestro il senso lor ne duro, ed elle a me, come persona accorta, qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al loco, io ti ho detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia puose con lieto volto un Dio mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Qui vi sospiri, pianti, alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perché io al cominciarne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, suon di manconelle, facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando torbo spira. E io che avea d'orror la testa cinta dissi: maestro, che è quel chiodo e che gente è che par nel vol si vinta? Ed elle a me: questo misero modo tengo l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli, né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Caccian li ciel per non esser men belli, nello profondo inferno li riceve, che alcuna gloria i rei avrebber degni. E io, maestro, che è tanto greve allor che lamentarli fassi forte? Rispose di Cerolti molto breve: questi non hanno speranza di morte e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lascia, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di loro ma guarda e passa. E io che riguardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente ch'io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per veritade il gran rifiuto. Incontanenti intesi, e certo fui, che questa era la setta di cattivi a Dio spiacenti, a nemici sui. Questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano lì. Elle rigavan lor di sangue il volto che mischiato di lacrime ai lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardar oltre mi diedi vidi gente alla riva d'un gran fiume, perché io dissi: maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parer sì pronte, come io discerno per lo fioco lume. Ed elle a me: le cose ti fier conte quando noi fermeremo i nostri passi sulla trista riviera da Cheronte. Allor, con gli occhi vergognosi e bassi, temendono il mio dirgli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave! Non isperate mai veder lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, il caldo in cielo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poiché vide ch'io non mi partiva,
disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare. Più lieve legno convien che ti porti. E il duca a lui: caro, non ti crucciare, volsi così colà dove si puote, ciò che si vuole e più non dimandare. Quinci for quete le lanose gote, al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anima che eran lasse nude, cangiar colore, dibattere i denti, ratto chinteser le parole crude, bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana spezie, il loco, il tempo, il seme, di lor semenze, di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo alla riva malvagia, che attende ciascun uomo che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie l'una presso dell'altra, finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'Adamo, gittansi di quel lito ad una, per cenni come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna, e avanti che sian di là discese, anche di qua nuova schiera Saul. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convegnon qui d'ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio, che la divina giustizia li sprona, sicché la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere omai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uomo cui sonno piglia. Grazie. Grazie Claudia, intervengo un attimo io perché la connessione della dottoressa Canova oggi non funziona bene, come è successo a molti di noi tra l'altro. Quindi ringraziamo tutti per la loro presenza e grazie Claudia ovviamente. Ricordiamo a tutti ovviamente che giovedì prossimo sempre allo stesso orario c'è la lettura e quindi che uno o due giorni prima già potete trovarla sul nostro sito web, dal quale è sempre possibile accedere all'iscrizione. E chiediamo a tutti di ricordarsi che l'iscrizione tramite Eventbrite, come avete fatto e da dove avete ricevuto poi le istruzioni per entrare su Zoom, è entro le 11 del giorno stesso della lettura. Questo dà il tempo poi a tutti di organizzarsi, mandarvi dati e se ci fosse qualcuno che non riesce ad entrare magari riusciamo anche a rispondergli nel frattempo. Quindi ricordatevi questo, noi adesso io vi saluto e lasciamo aperta ancora un po' la nostra chat, se volete mandare qualche commento e sicuramente dei ringraziamenti a Claudia che come sempre è stata bravissima. Buona giornata a tutti.